dà sempre delle motivazioni in più per incentivare la protezione sociale su tutta la nostra città. Questo è un dono fatto a questa straordinaria associazione del nostro territorio, a Mauro Stasio e ai suoi collaboratori, a tutti insieme per i disabili e per un domani che deve essere più certo. Il problema fondamentale per le persone con disabilità è quello di assicurare un domani, il dopo di noi, e il comune di Fiumicino sta cercando di far diventare questa città una città che attui la Carta dei diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite. Con l'assessore Picca abbiamo più volte parlato di questo, abbiamo un consiglio comunale che ha una sensibilità accentuata, i nostri consiglieri comunali sollecitano molto la Giunta per adottare iniziative a favore di strategie che vadano in questo senso. Noi stiamo sulla strada buona e voglio in questa occasione salutare anche le forze dell'ordine che sono sempre presenti, la Polizia di Stato, i Carabinieri e tutti gli altri, ma soprattutto le associazioni che ci seguono in ogni occasione che in questo momento rappresentano anche il vero senso della nostra missione. Quindi grazie a tutti voi, la città di Fiumicino è orgogliosa di avere come partner un'associazione importante, Presidente, come la vostra, i Progetti del Cuore, e questo è uno dei, dei doni che viene fatto alla nostra città tramite Insieme per i Disabili. Quindi grazie a tutti voi.